Cedrini fra i promotori di Deliberiamo Roma, oggi qui alla manifestazione in solidarietà con Atene. E le nostre delibere, la lotta del palazzo che avete occupato di Spin Time, che cosa, qual è la connessione con quello che sta pretendendo Atene dall'Europa? La connessione è creare finalmente un soggetto politico, sociale, culturale che in qualche modo esca dai meccanismi dell'austerità. Questa non è una manifestazione solo in solidarietà col popolo greco, è una manifestazione che dà speranza anche al popolo italiano che uscire da questa situazione è possibile. Dire no alle banche, alla supremazia dell'economia a fronte dei problemi sociali e politici è possibile, è doveroso, è indispensabile. E le delibere per acqua, scuola, patrimonio e finanza pubblica che Deliberiamo Roma ha presentato, quale connessione hanno con tutto questo? È la connessione che offriamo direttamente alla rappresentanza politica. Se si vuole riconnettere con quelli che sono i problemi sociali, ricominciamo sulle cose pratiche. A Roma, in Italia, così come in Spagna, i problemi centrali sono gli sfratti, il problema dell'abitare e il problema del lavoro. Su queste due questioni le rappresentanze politiche devono fare forza a quelle espressioni di comunità locali e dal basso che esprimono un'inversione di rotta reale, concreta, praticabile da subito. Grazie. Molta nostalgia. Claudio, anche tu, del CRAP e delibera sull'acqua per la ripubblicizzazione di Acea TO2. Qual è la connessione con una manifestazione come quella di oggi, in solidarietà con la Grecia? Assolutamente in continuità, in solidarietà con la Grecia e con le politiche contro la Troica, contro la comunità europea che ci blocca tutta la possibilità per i cittadini di applicare una democrazia partecipativa dal basso e decidere sulle proprie comunità e sui propri territori. Pierangela, una vita di lotte per la scuola, un insegnante e anche una delibera per la scuola di infanzia pubblica a Roma, che fa parte della rete sociale Deliberiamo Roma. Come mai qui in una manifestazione che è in solidarietà con la Grecia? Qual è la connessione? La connessione è perché il futuro dell'Europa, e non di questa Europa, ma che sia veramente l'Europa dei popoli, è nella cultura e nella scuola. Ed è proprio nella scuola e nella cultura che adesso sta scendendo la mannaia pesante dei tagli e saranno sempre più feroci. Come fare? Abbiamo già delle alternative, c'è la legge di iniziativa popolare che da anni è nei cassetti del Parlamento e non è stata discussa per troppo tempo. È arrivato il momento, perché ora la scuola deve essere una scuola pubblica statale per tutti, aperta a tutti e non una scuola privata. La cultura deve dare uno slancio nuovo al nostro paese, non può essere la cultura data in pasto ai privati. Fido, anche tu una vita di lotta per la scuola e una delibera sulla scuola d'infanzia, è un'avvertenza locale o qual è la connessione con questa manifestazione in solidarietà con la Grecia? È sicuramente come dimensione un'avvertenza locale, ma ha una dimensione politica che va molto al di là. In fin dei conti sulla scuola, anche non soltanto nelle politiche negli ultimi almeno 20-25 anni ad essere buoni, ma anche di più, si sono affermate non sono altro che il frutto, la proiezione nell'ambito scolastico delle politiche neoliberiste che hanno invaso tutte le sfere del vivere civile. Quindi questa delibera ha molto a che fare con i temi della manifestazione di oggi, perché non si può pensare che quello che noi pensiamo è che ci sia una necessità di opporsi alle politiche liberiste, non soltanto con vertenze di carattere generale, ma anche agendo sulle micro conflittualità, sulle piccoli conflitti locali che poi tanto piccoli non sono perché investono decine di migliaia di cittadini e cittadine, per fare in modo che si possa provare a rovesciare queste politiche, a contestarle nella pratica quotidiana anche su aspetti che possono sembrare parziali, ma parziali non sono. Sono parti di un disegno molto più ampio. La partecipazione
partecipazione e la solidarietà con la Grecia, che parte dall'Italia, dalla Spagna, è la possibilità che si rovesci un'Europa della finanza? Io lo spero proprio e penso che le condizioni ci siano, perché per la prima volta vediamo intanto che si determina in Grecia un fatto significativo, che c'è un intero popolo che decide di investire su una possibilità concreta di rovesciamento delle politiche europee, e intorno a questa vicenda greca si sta manifestando tanta solidarietà, ma non in termini così classici di solidarismo, ma di condivisione di obiettivi, perché si sa che la loro lotta è la nostra stessa lotta, e quindi se c'è un risveglio dei popoli europei è possibile invertire la tendenza e provare a rovesciare le politiche della Troica e della BCE. E grideremo ancora più forte per quanto voi mi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi mi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.